Oggi vediamo gli arretrati dell'assegno unico. Cosa succede? Dove sono finiti gli accrediti? Queste sono solo alcune delle tante domande che sto ricevendo in questi giorni nei commenti sotto ai miei video. C'è chi sta ancora aspettando l'accredito su domanda da marzo, ci rendiamo conto, da marzo. E poi c'è anche chi sta ancora aspettando i pagamenti su RDC. E chi è in attesa di ricevere gli arretrati di assegno unico dopo aver inviato il modulo RDC com AU? Ovviamente non tutti sono in attesa, perché molte altre persone hanno già ricevuto quello che gli spettava da parte dell'INPS e hanno confermato di aver visto le date di accredito sul proprio fascicolo previdenziale dell'INPS, quello del cittadino. E hanno già anche ricevuto i pagamenti degli arretrati dell'assegno unico. Però è anche vero che moltissimi di quelli che hanno fatto domanda di assegno unico prima del 30 di giugno devono ancora ricevere gli arretrati da marzo. E poi ci sono anche quelli che hanno compilato il modulo RDC com AU che stanno ancora aspettando. A quanto pare però c'è una buona notizia, perché come vedete dal messaggio qui sotto sarebbero iniziate le lavorazioni. Infatti proprio Angela ci scrive: "Buongiorno, ho parlato adesso con l'INPS, le lavorazioni per gli arretrati da marzo sono iniziate da lunedì per chi ha compilato il modulo a maggio sul reddito di cittadinanza". Quindi mi raccomando, se anche voi vedete delle date nuove, delle date di lavorazione o vedete delle modifiche in qualche modo sul vostro fascicolo previdenziale, commentate qui sotto e fatecelo sapere a tutti quanti, così ci tenete aggiornati anche a noi. Come sempre, per altri aggiornamenti, solo sul mio canale di YouTube.